prima di quasi tutti i giocatori, calciato da Cruyff. Ad effetto Smuda, poi il tiro molto bello di Surbir. Anche il rinvio di Tomaszewski non è perfetto, il servizio di Surbir nei confronti di Gels. Ecco il lancio turista, Van de Kerkhove, tiro sulla linea. Surbir, servito bene il cross di Surbir. Gol di Neskens, con un bel tuffo ha portato in vantaggio la Polonia. Rivediamo l'azione, il cross di Surbir, il bel colpo di testa di Neskens con palla proprio all'angolo. 15esimo, 16esimo minuto di gioco, l'Olanda è in vantaggio. Surbir ha fatto partire un cross sul quale il colpo di testa di Neskens ha ottenuto il gol. Ora l'azione si sta per ripetere dalla parte opposta, fra Kasperczak e Kroll, battuta la punizione di Kroll, Cruyff, prontissimo il tiro di Cruyff, respinta, tiro cross di Maschik, ha mancato l'uscita, è un vantaggio meritato più che per la pressione esercitata. Zarmak, e sulla palla Gels. Parata di Tomaszewski sul tiro bruciante di Gels, poi ancora Tomaszewski, prima col piede degli olandesi al primo minuto del secondo tempo. Tiro di Neskens e raddoppio di Gels, ancora di testa il raddoppio di Gels al primo minuto della ripresa. Ecco, rivediamo Gels di testa, raddoppio allo stesso angolino nel primo tempo, e quindi se recidivo rischia l'espulsione. Calcio d'angolo di Van de Kerkhove sulla linea, ha salvato Smuda. Una serie di falli, esce dalla mischia Van de Kerkhove, in aria Van de Kerkhove, ancora Van de Kerkhove, tiro para Tomaszewski, servito Gels. Ancora Cruyff, gli ha deposto letteralmente la palla davanti Cruyff. Neskens, Tissens, e sono tre. Bellissima l'azione, Cruyff, Neskens, bel colpo di testa di Neskens che libera Tissens, e il tiro Tissens, 3-0. Dane a prendere la rincorsa, tiro, bella parata di Schwevers, calcio di punizione per gli olandesi, battuto pallone a Cruyff, bella l'apertura sulla destra per Gels, tiro cross di Gels con scappo, sulla linea dopo un colpo di testa di Cruyff, Neskens, tiro di Neskens, gli olandesi. Dopo il bel cross che vediamo ripetere, l'azione di Cruyff, cross che taglia tutta la difesa, bella elevazione di Gels, ma la direzione è sbagliata di poco. Bello il lancio di Wawrowski nei confronti di Zarmak, il cross di Zarmak e il colpo di testa di Kasperczak che in tuffo respinge a pugno la palla il portiere Schrivers. Kroll la ferma, segna un inutile gol Gadocha perché l'arbitro ha visto il suo fuorigioco.